Sono Michele Di Paola, dello staff che da ormai alcuni anni realizza dentro l'agriturismo La Camilla, i programmi che chiamiamo Campus La Camilla, programmi che noi chiamiamo di una scuola di maker. Oggi è il nostro Open Day e stiamo presentando a una platea prevalentemente di bambini e ragazzini le nostre proposte per l'estate. Durante tutta la mattina ci siamo occupati di quello che noi chiamiamo la creatività digitale, utilizzando la piattaforma Scratch messa a punto dall'MIT di Boston, una piattaforma per fare insieme i primi passi nella programmazione di giochi, di videogiochi e di storie animate. Questa mattina infatti i ragazzi hanno imparato i primi rudimenti di Scratch e poi divisi per squadre hanno programmato i loro giochi e naturalmente poi c'è stata una premiazione del gioco migliore, del lavoro migliore, ma anche di chi ha saputo realizzare il lavoro di squadra migliore. E questo è solo il primo momento. Nel pomeriggio si sta svolgendo un laboratorio di stampa 3D e di Arduino, che sono altre delle tecnologie che cerchiamo di rendere accessibili a tutti, a partire dai bambini e dai ragazzini, perché come ci piace dire, vuoi mettere il gusto a fartelo da solo. Quello che presentiamo sono anche le nostre proposte di campus estivi. Infatti c'è un corso di Scratch che per tutto il mese di maggio si svolgerà presso La Camilla, ma soprattutto ci sono delle settimane che a partire dal mese di giugno e per tutto il mese di luglio verranno realizzate qui durante appunto il periodo estivo, in cui nella mattina i partecipanti potranno approfondire di volta in volta la programmazione con Scratch, la creazione di robot a partire dai mattoncini di Lego, oppure la stampa 3D, o anche lo sviluppo delle proprie app per smartphone o dei propri siti web. E poi nel pomeriggio, approfittando anche della cornice che insomma invoglia al gioco all'aria aperta e nei prati, lo staff di animazione Puppenfesten realizzerà dei giochi in cui i partecipanti al campus potranno cimentarsi appunto stando insieme e giocando all'aria aperta. Non vogliamo allevare una generazione di maniaci del computer, ci interessa allevare una generazione di persone che sanno che la tecnologia è molto importante, è uno strumento da conoscere per poter usare gli strumenti informatici ed elettronici e non farsi usare da loro. Ma sappiamo bene anche che a quell'età la cosa più importante è stare insieme, imparare a stare bene insieme e a giocare insieme. E quindi cerchiamo di uniformare, unificare sempre nelle nostre proposte questi due livelli. In contemporanea, per tutta la giornata, c'è una dimostrazione di volo di droni, anche questi autocostruiti a partire da kit di montaggio, droni ovvero sia velivoli ad elica, multielica, che possono essere programmati, possono essere realizzati a partire da appunto kit per costruirseli. Chiaramente questa non è una proposta rivolta a bambini e ragazzini in particolare, ma più magari ad un pubblico più grande, ma è comunque entusiasmante vedere che ci si può costruire una macchina volante e poi vederla in azione qui all'interno dei prati dell'agriturismo. Fa sicuramente effetto su tutti i partecipanti.